Buongiorno a tutti e a tutte. Oggi parliamo assolutamente di un libro fuori di testa, un libro che però ho adorato tantissimo ed è Il quaderno canguro di Abe Kobo, edito Atmosphere Libri, un libro che fa parte della letteratura giapponese, un autore Abe Kobo molto importante in realtà del panorama letterario giapponese che in Italia è stato tradotto, ma ormai solo questo qui di libro rimane in catalogo, tutti gli altri sono fuori catalogo. Peccato perché è un autore veramente interessantissimo, affascinantissimo, che in questo caso lo avviciniamo a Kafka, ma lo avviciniamo negli intenti, non tanto nello stile di scrittura, perché il romanzo si apre con quest'uomo che si ritrova con delle gambe ricoperte di piante di daikon. Si ritrova in questo vero e proprio incubo in cui non sa come uscirne. Ma mentre in Kafka il discorso era molto più legato all'alienazione derivata da un lavoro che appunto aliena l'individuo, in questo caso sì, c'è sicuramente la matrice lavorativa, ma è un discorso molto diverso, forse anche più complesso, stratificato. È un romanzo comunque di 200 pagine, mentre l'opera di Kafka è un racconto. In questo caso siamo proprio in un racconto veramente surreale, in un'opera che è come i momenti più onirici dei romanzi di Murakami, però privi di quella matrice sentimentale, metaforica, ma proprio qua è un viaggio nella follia, piuttosto nell'inferno vero e proprio. Quindi ci ritroviamo ad essere coperti da foglie di daikon sulle gambe di questo protagonista che andrà quindi in ospedale per farsi curare e da lì in poi intraprenderà tutto un viaggio all'interno della propria identità. Secondo me il tema centrale di questo romanzo è una critica a quelle istituzioni mediche che non riconoscono l'individuo come individuo, ma disumanizzano il paziente e lo vedono appunto come un paziente perché mancano di empatia. Secondo me questo è l'aspetto centrale del romanzo e la critica forte che muove Abe Kobo è proprio nei loro confronti. Il protagonista si trova ad essere disumanizzato, divenire una vera e propria pianta umana, un oggetto quasi, e lui stesso non si riconosce. È anche un viaggio alla ricerca della propria identità. A un certo punto della nostra vita ci ritroviamo con la domanda chi siamo e siamo obbligati a rispondere a quella domanda, anche se questo ci comporterà di compiere un viaggio folle fino agli inferi della Terra, fino agli inferi veri e propri e a dover affrontare i nostri impulsi più primordiali. E i percorsi che affronta questo personaggio sono folli a livelli estremi, siamo nell'inferno vero e proprio. Non voglio spoilerarvi nulla, vi dico solamente che questo romanzo è estremamente visionario. Abe Kobo riesce a descrivere tutto in modo estremamente vivido, mentre lo leggete siete lì, è incredibile perché ciò che realizza è veramente un mondo assurdo. E poi io adoro quando palesemente gli scrittori utilizzano la musica per farsi ispirare, perché è una cosa che faccio anch'io, lo fa anche per esempio Murakami e sicuramente lo fa anche Abe Kobo, perché per lui l'inferno è rappresentato da uno degli album dei Pink Floyd, uno degli ultimi album dei Pink Floyd, non dirò il titolo dell'album perché è abbastanza lungo. Basti sapere che è l'album in cui Roger Waters abbandona i Pink Floyd, ma c'è anche Echoes, famosissima canzone di Middle, una delle canzoni più belle dei Pink Floyd, e quindi ci sono i Pink Floyd all'interno di questo viaggio, ispirano proprio il viaggio che si compie, che è un viaggio che in realtà dura pochi giorni. E che secondo me questo romanzo va letto tutto di fila, perché è veramente un percorso delirante e nonostante sia estremamente visionario, surreale, folle e molte delle cose che accadono non le capite minimamente, quando chiudete l'ultima pagina del romanzo in realtà molte cose ve le siete perse, anch'io il finale non l'ho compreso, nonostante ciò c'è una certa comunque linearità ed è talmente tanto avvincente che mentre lo leggete tutto ciò che accade, nonostante sia estremamente surreale, ha comunque una sua logica. Questa è la grande potenza, perché è facile comunque, facile tra virgolette, creare un mondo visionario, altro, qualcosa di strano e di diverso, ma renderlo comunque logico nella sua illogicità non è così facile. E Abe Kobo ci riesce alla perfezione. E tutto ciò che racconta è pazzesco, pazzesco. Tra l'altro è un libro veramente avvincente. Quindi questo è il mio consiglio: Il quaderno canguro di Abe Kobo. Se volete una lettura folle, una lettura che vi stranisca, ma che vi faccia anche riflettere. E tra l'altro è una lettura estremamente ironica, che nonostante vada ad esplorare degli anfratti molto cupi, oscuri, inquietanti, non è mai angosciante, perché poteva esserlo, ma invece Abe Kobo stempera tutto con una ironia feroce, sapiente, intelligente. Bellissimo romanzo, leggetelo. Grazie.